17 gennaio 2024, Stato Quotidiano incontra Francesco Schiavone che, oltre ad essere il presidente della Prologo di Manfredonia, ha voluto, ha inteso condividere, accettare, presentare il bando. Il bando è stato accettato, è vero Francesco, perché c'erate solo voi, non è possibile. È stato accettato perché avete fatto, proposto una bella idea. Abbiamo presentato un progetto corposo che evidentemente è stato valutato positivamente dall'amministrazione comunale. Era un progetto, come ha già detto la dottoressa Tina Ciuffreda, che doveva contenere anche il profilo giusto, i profili giusti per essere poi candidato ai sovvenzionamenti sia della Regione Puglia che del Ministero. Evidentemente è arrivata un'unica proposta al Comune. Noi ci abbiamo messo una buona dose di coraggio, e coraggio necessario per non fermare uno dei più grandi eventi di questa città, che merita. Ma allora è coraggio o è follia? È coraggio e follia allo stesso modo. L'unica cosa che manca è, o meglio, non bisogna confondere la follia con l'incoscienza, perché ecco, noi siamo fortemente consapevoli della difficoltà del momento, dei problemi che potremmo affrontare, ma siamo altrettanto consapevoli che questo gruppo organizzativo ha le energie giuste per risolvere questi problemi. Anche perché, insomma, va bene, io ti conosco da tanti anni, tu hai avuto a che fare col carnevale già in passato, non è una novità per te il carnevale? Assolutamente, lo abbiamo già organizzato sotto altre vesti, quello dell'Agenzia del Turismo, nel 2020 con la commissione straordinaria lo abbiamo organizzato sempre come associazione turistica Prologo. Vivo in questo grande evento, l'ho vissuto sotto qualsiasi forma, anche da partecipante. Naturalmente si dice sempre, si è sempre fatto così, proprio così no, diciamo che 4 settimane sono veramente poche. Perché hai accettato nonostante tutto? 4 settimane sono poche, io credo che questa sia la prima volta in assoluto che abbiamo così poco tempo. Ho accettato per un motivo preciso. Intanto io credo che la ricaduta economica che un grande evento come questo ha sulla nostra città non può fermarsi, nel senso che non possiamo togliere un'opportunità economica a tutti coloro che, a tutte le attività imprenditoriali che ruotano intorno al settore del turismo, e poi non sarebbe giusto nei confronti degli enti che hanno finora creduto in noi, come la Regione Puglia e il Ministero, che hanno sovvenzionato con fondi pubblici fino allo scorso anno la nostra manifestazione, che ripeto, per essere sovvenzionata ha bisogno del suo carattere di storicità, e noi non potevamo fermare la storicità di questa. Quindi si potrà pensare allora ad essere di nuovo riammessi? Assolutamente. Assolutamente, il Comune proprio adesso ho sentito nominare anche Tina Ciuffreda, che hanno presentato il nostro progetto e quindi candidato il nostro progetto. Siccome il nostro carnevale è considerato fra quelli storici nel panorama regionale ma anche nazionale, sicuramente potrà essere sovvenzionato dai vari fondi. Come diceva giustamente Stefania, il carnevale è in questo periodo, non si può rimandare. Ma si può pensare a questo punto, vogliamo esagerare, che se dovesse andare bene, ma devi andare bene a questo punto, si potrebbe anche pensare a un carnevale estivo allora? Ma noi possiamo pensare di tutto, se restiamo uniti noi possiamo pensare di tutto. Certo è che il carnevale si deve svolgere nelle date previste, poi un'elongazione di questa manifestazione anche durante il periodo estivo è immaginabile, però il carnevale è in questo periodo. Diciamo che abbiamo visto 2 anni fa ha funzionato. Assolutamente, anche 2 anni fa ha funzionato, siamo stati costretti a farlo d'estate perché mancava l'amministrazione per tutta una serie di ragioni, hanno fatto bene all'epoca. E perché non l'abbiamo fatto come loro allora? Quindi saltare questa edizione invernale? No, fare come allora, che mancava l'amministrazione, e poi spostarla. Assolutamente, perché se ci sono le energie per fare questo, e ci sono le energie per fare questo, ti ricordo che ci sono 23 associazioni della città che si sono messe a lavorare, e io chiedo a tutti i cittadini volenterosi di fare uno sforzo per aggregarsi a questo gruppo. Perché mi giunge voce che qualche scuola forse non ce la farà. Tutti gli istituti comprensivi. Hai una notizia che non è vera. Tutti gli istituti comprensivi, tra l'altro, lo abbiamo visto su questo palco. Quindi ci saranno tutti. Ma lo abbiamo visto su questo palco, ci saranno tutti. E questo è un motivo di orgoglio, vuol dire che abbiamo fatto bene.
ad essere così coraggiosi. E le superiori o associazioni esterne? Le scuole superiori ci sono tutte, anche le associazioni esterne. Le nostre presentatrici sono state bravissime a fare l'elenco di chi parteciperà. C'è fermento, anche i cartapestai ci stanno dando una mano. È vero che non ci saranno i carri alle corici, ma il centro storico sarà allestito con pezzi di cartapesta. Questo è lo spirito con il quale noi siamo. Quindi alla fine il carnevale viene salvato, e viene salvato anche bene? No, noi non stiamo salvando, noi non siamo degli eroi. Non stiamo salvando assolutamente nulla. Noi siamo delle associazioni e dei cittadini che si sono messi a servizio della comunità per non interrompere il più grande evento. Tu non ti senti un salvatore in questo momento? Assolutamente, non è la prima volta. Ti senti a servizio della città? Noi siamo a servizio della città. E come ricordavi, fin da piccolo mamma ti vestiva. Assolutamente. Quindi ne hai sempre fatto parte. Noi non salviamo nulla, noi ci mettiamo a servizio di una comunità. Dopodiché chi è stato bravo prima di noi vanno ringraziati tutti coloro che ci hanno portato alla 70ª edizione, e anche chi magari dal prossimo anno si prenderà l'onere e l'onore di organizzare un evento del genere. Presentiamo la nostra città al mondo con il carnevale. Noi non possiamo essere superficiali o sufficienti, noi dobbiamo avere le idee chiare. Solo chi ha un'idea chiara può trovare il coraggio per mettersi in macchina, nella macchina organizzativa, e accendere le luci di questo spettacolo. E allora, l'11 febbraio è la sfilata, quella storica con i bambini? Assolutamente, giusto? Oltre 1000 bambini degli istituti comprensivi, la famosa, e oltre 1000 alunni delle scuole superiori. Perfetto. Poi, scusate se è poco, 2000 soggetti che animeranno questa sfilata. Credo che sia un unicum nel suo genere. La serata del martedì? La serata del martedì sarà una novità, la spiegheremo meglio, l'hanno detto anche le presentatrici oggi. Non ci sarà una sfilata vera e propria, ma ci sarà un luogo, Largo Diomede, dove i gruppi delle scuole superiori si esibiranno, e ci sarà una grandissima socia a cielo aperto. Ottimo. È la Golden Night. Dopodiché il 17, sabato 17, ci sarà Scusami, ma il martedì c'è anche il funerale di Zpep. Assolutamente, giusto? C'è il funerale di Zpep, ci sarà l'ultimo saluto a Zpep all'interno di questa social aperto. E un'altra novità è la tavolata sociale, il cosiddetto Ukunzul, cioè ci saranno tavolate per il centro storico della città in onore di Zpep, che ci lascia. E poi il 17 sera, la famosa invenzione del Gino Iacovelli. E poi il 17 sera la notte colorata, con due location particolari. La prima è Piazza del Popolo, dove ci sarà uno spettacolo organizzato completamente dal gruppo organizzativo. È un bellissimo spettacolo messo su da tutti i DJ della provincia, storici della provincia di Foggia, organizzato dai DJ storici della nostra città. Largo Diomede, che è probabilmente una delle piazze più grandi della nostra città, diventerà a sua volta un'altra social aperta. Lanciamo il messaggio importante, che è stato lanciato anche grazie alla partecipazione dell'alberghiero stasera, soprattutto rivolto ai giovani. Assolutamente, noi con il cocktail no analcolico vogliamo spingere i nostri giovani a divertirsi in maniera sana. Abusare di alcol significa sfregiare se stessi, e non solo, ma anche le proprie famiglie. Invitiamo le istituzioni, le scuole, le famiglie, i giovani stessi a divertirsi con moderazione, perché ci si può divertire in tanti modi, certamente non abusando di alcol. Assolutamente, così da non rovinare la manifestazione a sé e agli altri. Allora, Stato Quotidiano, Antonio Beverelli ringrazia Francesco Schiavone per il tempo che ha dedicato. Spero che ci rivedremo e ci risentiremo in avanti per aggiornamenti su quello che sarà il programma della 70ª edizione del Carnevale di Manfredonia. Evviva Manfredonia! Grazie.